Il Siena batte il Livorno 4-0 ed è da solo in testa alla classifica del campionato di Serie B con 47 punti, ma all'inizio del primo tempo non è facilissimo per la formazione di Conte, che qui ci prova con Mastro Nunzio, schierato dal primo minuto in coppia con Calaiò, con Brienza invece sulla linea di metà campo. Meglio il Livorno nei primi 45 minuti di gioco. Dionisi dietro per Tavano, destro con l'esterno, palla sulla parte superiore della traversa con Coppola che sembrava battuto. La migliore occasione del Livorno nel corso del primo tempo. Poi attenzione, giallo per Perticone al 34esimo e al 46esimo il secondo per questo fallo ingenuo su Sestu. Doppio giallo il Livorno alla fine del primo tempo, rimane in 10 contro 11 per questo fallo ineccepibile. Qui la scelta del cartellino giallo. E allora il secondo tempo inizia con il Siena, subito in gol angolo di Kamata in campo al posto di Vitiello, cambierà la partita l'ex giocatore del Bari, colpo di testa in mezzo al campo, in mezzo all'area di Marrone, e poi sponda di Calaiò che praticamente di spalla riesce a segnare il gol dell'1-0. Torna in campo Vergassola dopo l'infortunio, ma il Siena continua ad attaccare, spinto da un grande Mastro Nunzio nel secondo tempo, segna il gol del 2-0 per Calaiò, al settimo gol per Mastro Nunzio, l'ottavo in campionato, al quarto d'ora è praticamente chiusa la pratica a Livorno per il Siena di Antonio Conte. Il Livorno, di la verità, avrebbe un'occasione per riaprire la partita col neo entrato Priuc che mette dentro per Tavano, che sbaglia un gol non da Tavano, di piatto destro al limite dell'area piccola, spreca tutto calciando alto sopra la traversa. Ma dicevo, il giocatore che ha cambiato la partita nel secondo tempo è Kamata, qui palla dentro per Reginaldo, arriva Calaiò che segna la doppietta personale, ottavo gol per Emanuele Calaiò che porta il Siena sul 3-0, 7 minuti alla fine. Bella la giocata di Reginaldo e Kamata, ha sempre grandissima scelta nei cambi Antonio Conte, che può permettersi il lusso di tenere in panchina giocatori di questo calibro. Kamata e Vergassola che segna il gol del 4-0, ma Vergassola, allora che è tornato all'infortunio, difficilmente rimarrà in panchina nelle prossime gare, quelle che potrebbero portare il Siena fino alla Serie A. Per ora, primo posto.